si ricorda come forse uno dei momenti di inizio della moderna diplomazia culturale, la nascita dell'Alliance Française. L'Alliance Française nasce dopo la disfatta della guerra franco-prussiana della Francia e nasce proprio con il proposito di ricostruire un credito della nazione francese che esce umiliata da quella guerra e di proiettare il senso della cultura, dei valori, della lingua francese nel mondo come un fattore di riscatto, di rinascita quasi. Però è difficile anche sostenere per chi come noi è italiano, che è romano magari, è difficile immaginare che essere cittadini di Roma fosse solo il prodotto di un sistema istituzionale e dell'esercizio di un potere militare e della grande energia politica dell'antica Roma. Civis Romanus Sum era anche un fattore identificativo dal punto di vista simbolico, culturale, formidabile, ed era un messaggio universale che tutto sommato ci ha accompagnati nei millenni. La diplomazia culturale, fatemi fare prima di venire a questa una piccolissima nota, da appassionato e da conoscitore civico di Roma, talvolta mi piace di poter fare qualche riferimento al dove ci troviamo. Faccio quando ricevo delle delegazioni magari con degli amici in cui spiego dove siamo. Beh, con riferimento al titolo, al tema di oggi, cioè itinerari, frontiere, territori, confini, di oggi mi piace ricordare che qui dove siamo, la Villa Mattei, anticamente la Villa Celimontana, era il luogo nel quale si determinava uno dei più singolari luoghi di incontro al tentativo di svolgere, non so se di dirimere, un conflitto della Roma del tardo Rinascimento. San Filippo Neri, di fronte all'evidenza del potere temporale che perdeva fascino rispetto al godimento, lo perdeva già all'interno della Curia Pontificia, del godimento della modernità dei suoi benefici, tentò di contrapporre al carnevale e alla frenesia del carnevale romano quella cosa che molti possono ricordare, che si chiamava il Giro delle Sette Chiese, ovvero che però fu ribattezzato Gita storicamente, modernamente. Le Sette Chiese sono le grandi basiliche attraverso le quali si lucrava l'indulgenza, tra virgolette, cioè il perdono dei peccati, e si scampava un certo numero di anni di punizione ultraterrena. San Filippo Neri inventò una cosa molto singolare dal punto di vista del dialogo tra la Roma laica o della competizione tra la Roma secolare e temporale e quella religiosa, inventando un giro delle sette basiliche che erano San Pietro, San Paolo fuori le mura, stavano a piedi naturalmente, San Sebastiano, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura, che ho dimenticato, San Pietro, forse l'ho detto, e San Giovanni del Laterano. Qui a Villa Mattei si faceva il picnic, cioè quando spossati i pellegrini non ne potevano più, qui si faceva un momento di festa, e questa avveniva di mercoledì grasso, era un modo per fare una competizione impossibile con le gioie del carnevale, e tuttavia secondo me molto interessante per cogliere gli itinerari dentro la nostra città di Roma, e per lo più e per di più di farlo qua e su quello che forse è uno dei colli più segreti, più belli e meno conosciuti, anche questo è uno dei meriti della società geografica, che è il Celio con il suo incanto, forse l'unico pezzo di Roma che ricorda in parte che cos'era la Roma che ancora vediamo nella pianta del Nolli, cioè alla fine vigne, giardini, residenze, ruderi e pochissime abitazioni. Le uniche case che c'erano qui erano quelle lungo lo stradone San Clemente, che collegava di San Giovanni, collegava
del Colosseo a San Giovanni Laterano. E per dire che il genius loci è sempre difficile da estirpare nei luoghi e riaffiora tutto sommato anche nei suoi significati controversi o discutibili. E questo secondo me vale oggi, quanto vorrei sostenere brevemente questa introduzione, per la diplomazia culturale, perché se è vero che essa è più antica, diciamo, del mondo, è antica come il mondo, per un certo periodo noi sappiamo che si è discusso che tra le vittime supposte della globalizzazione ci fosse la storia e la geografia, rendendo in fondo il nostro pianeta indistinto, un luogo tutto sommato in cui, essendo le decisioni prese ad un livello via via sempre più sovranazionale, la dimensione territoriale fosse meno importante. E penso che è vero che negli ultimi anni il fatto che la cultura sia diventata più qualcosa, soprattutto attraverso le nuove tecnologie, la possibilità di un accesso pressoché illimitato agli strumenti della conoscenza, attraverso l'affermazione di una competizione tra gli stati e tra i soggetti economici nel cyberspazio, una realtà che pure prende da una parola greca la sua etimologia, ma che è quanto di più inaspettato si potesse immaginare ancora pochi decenni fa. Questi cambiamenti fenomenali hanno forse indotto alcuni, e ci sono delle teorizzazioni di questo, a pensare ad un universalismo culturale che potesse tutto sommato prescindere dai soggetti statuali. Da un certo punto di vista, per un periodo importante, penso in particolare alle politiche dell'amministrazione principale, la prima amministrazione politica del mondo, gli Stati Uniti, tutto sommato si è considerato che la diplomazia digitale fosse più importante della diplomazia culturale. Diplomazia culturale è fatto importante, se ci riflettete, che cosa è stato il grande discorso che Obama ha svolto pochi mesi dopo essere stato eletto nel 2009 all'Università del Cairo, forse una delle più clamorose offensive di diplomazia culturale rivolta a riconquistare dopo la guerra in Iraq la fiducia del mondo musulmano verso la potenza americana. Obama svolgeva quel grande discorso all'Università del Cairo avendo dietro le sue spalle l'hard power, diciamo, per riprendere la bipartizione di NAI degli Stati Uniti d'America, ma facendo una eccezionale, inusitata offensiva di soft power, di diplomazia culturale. Va ricordato che in quel discorso di Obama al Cairo, a quel discorso furono presenti 10 deputati dei Fratelli Musulmani, che erano eletti in Parlamento ma che erano parte di un partito fuori legge. E da lì aprì l'amministrazione americana un percorso di dialogo, di apertura, i cui frutti purtroppo, vediamo, non sono stati, se dobbiamo trarne una valutazione, così felice. Vediamo la situazione post primavera arabe e vediamo il fatto che oggi la comunità internazionale c'è in qualche senso bene adattata al golpe dei militari egiziani e a quella progressione verso una forma di democrazia politica ha posto bruscamente fine. Ma questo è per dire che sono molto veloci i cicli contemporanei attraverso i quali si fa ricorso agli strumenti del soft power, ovvero della diplomazia culturale, degli strumenti della persuasione, degli strumenti del dialogo, che appunto sono stati inquadrati e anche teorizzati nella categoria del soft power, e io credo che questo sia uno dei temi dei quali probabilmente noi oggi ci occuperemo, sentendo anche una serie di esempi estremamente interessanti. La mia considerazione però alla fine è la seguente:
il genius loci, pur in un mondo globalizzato che utilizza in misura travolgente il superamento dei confini attraverso la tecnologia, attraverso la globalizzazione delle transazioni finanziarie, attraverso gli strumenti della conoscenza universale e simultanea, il genius loci riaffiora. E riaffiora con gli strumenti di successo o di insuccesso di quella che possiamo chiamare diplomazia culturale, cioè della dimensione del convincimento attraverso i simboli, gli strumenti e le capacità di dialogo che vengono esercitate dalla cultura, che sono messe in campo sia dalle nazioni sia dai nuovi soggetti. Le due cose oggi sono inevitabilmente entrando in campo. Non è più in campo, come si immaginava, il superamento dello Stato-nazione, tutt'altro, e la diplomazia culturale delle nazioni torna prepotentemente in campo. Un solo esempio si può citare: la Cina non va considerata con superficialità come un attore che esercita in modo del tutto inedito, perché la Cina è una grande nazione che è stata molto chiusa su se stessa fino a pochi decenni fa. Oggi considerate che cosa significa il fatto che soltanto negli Stati Uniti d'America sono aperte più di 400 sedi dell'Istituto Confucio. Significa che avendo ognuna di queste sedi decine di insegnanti di mandarino, di lingua cinese, il governo americano comincia a vedere non solo e tanto con preoccupazione il dispiegamento della flotta militare cinese nel Pacifico e il contenimento che immagina di mettere in campo da questo punto di vista, o l'espansione della Cina per l'acquisizione delle terre rare in tante parti, cioè delle sostanze indispensabili ai processi industriali evoluti che stanno enormemente crescendo in Cina e nei paesi emergenti, ma appunto una inedita capacità di diplomazia, questa grande, antichissima civiltà che è quella cinese nelle forme nuove. Quindi la diplomazia culturale degli Stati è tutt'altro che finita, mentre nasce una diplomazia culturale su dimensione transnazionale, tipica di grandi associazioni, di grandi movimenti. Passatemi, vedo l'amico Alfonso in prima fila. Beh, è un soggetto no internazionale Greenpeace, certo che lo è. Greenpeace oggi è un attore anche politico, diplomatico di prima grandezza, ha aperto un conflitto con il governo russo, come sapete, per la detenzione di alcuni suoi militanti che hanno fatto delle azioni dimostrative in Russia, e questo diventa un fattore globale, internazionale, è un fattore certamente anche di diplomazia culturale, quello che mettono in campo associazioni, organizzazioni non governative, soggetti non propriamente istituzionali ma pure operanti a livello mondiale, parlano all'opinione pubblica, rappresentano interessi, influenzano i governi, cambiano l'agenda internazionale. Quindi la diplomazia culturale è qualcosa in costante cambiamento, anche rapido come ho detto prima, ma è qualcosa che si svilupperà sia riscoprendo la dimensione nazionale, e qui concludo, sia con nuovi attori straordinariamente interessanti e impensabili fino a pochi anni fa, molti dei quali ovviamente operano sulla rete e operano attraverso canali, per l'appunto, che sono virtuali solo virtualmente, perché agiscono, interferiscono, influenzano, decidono, cambiano l'agenda internazionale.